Siamo al Centro Culturale Giuseppe Napoli, oggi in occasione della premiazione del torneo di boccette di carte 500. C'è stato anche un allegro dibattito con l'amministrazione, si sono poste domande. Secondo lei quale oggi è stata la più interessante? Si è parlato di TIA, ma anche di tante altre cose. Sono intanto devo ringraziare sicuramente il presidente del circolo che mi ha invitato, tutto il direttivo, lo staff e tutti i presenti. È un centro culturale che negli anni si è distinto proprio per l'attenzione che ha mostrato per i temi della città. Quindi al di là di quelle che sono le attività ricreative vere e proprie, sono state poste appunto delle domande interessanti proprio perché riguardano il territorio di Mazara. L'amministrazione ha cercato di essere esaustiva nelle risposte, si è parlato di TIA, si è parlato di raccolta differenziata, si è parlato di ospedale, si è parlato di tanti temi che riguardano proprio il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. L'amministrazione sta cercando di fare il massimo e continuerà a farlo e soprattutto si aspetta da centri culturali e da associazioni private come queste sempre più stimoli e sempre più proposte che sicuramente ci aiutano ad andare avanti e a magari affrontare qualche problema che può anche sfuggire. Come hanno fatto notare i soci del circolo Giuseppe Napoli, alcune attività ultimamente hanno chiuso i battenti sul lungomare. Per quanto riguarda appunto questo demanio marittimo, come vi state organizzando, come sta procedendo l'iter? Posso dire, come ho detto poco fa, che in questo momento e negli anni c'è stato un contenzioso tra il Comune e il demanio per tracciare proprio quella che è la linea di demarcazione. Dopodiché abbiamo appreso questi provvedimenti che sicuramente sono un danno per la città, ma soprattutto per queste attività, ma mi risulta che la situazione si sta risolvendo e penso che la prossima settimana si risolverà. La differenziata, ormai siamo entrati nel vivo in città per quanto riguarda la differenziata, si andrà sempre espandendo. In che modo vi state appunto organizzando? Come sta reagendo la cittadinanza? Allora, i risultati sono intanto positivi. In questo momento il servizio riguarda soltanto la zona 1, che è la zona centro. La prossima settimana inizierà la distribuzione dei kit per la zona 2 e la zona 3. Abbiamo diviso l'intero territorio in 6 zone e comunque la città sta rispondendo bene. Voglio anzi dire, approfittare per dire ai cittadini che non è qualcosa che è stata fatta tanto per o soltanto per prova. È una cosa nella quale l'amministrazione crede molto e quindi vogliamo che anche i cittadini credano in questo importante progetto, in questo nuovo sistema di raccolta, perché è importante per tanti motivi, è importante sotto l'aspetto di quelli che sono gli impatti ambientali, ma è importante anche sotto l'aspetto di quello che è il costo del servizio. La città comunque sta rispondendo bene e soprattutto deve entrare nella mentalità che la raccolta differenziata è sicuramente una delle soluzioni principali al problema della raccolta dei rifiuti. Oggi è una giornata interessante, una giornata di domande, una giornata anche di risposte. Come definirebbe appunto gli argomenti che si sono trattati oggi qui al circolo? Oggi è una giornata molto importante per il nostro centro culturale. Si sono appena conclusi 3 tornei di cui oggi ha trovato il culmine nella premiazione. Abbiamo invitato sia l'amministrazione che il Presidente del Consiglio, devo dire che si sono sempre dimostrati disponibili e noi con grande stima e abnegazione li abbiamo sempre accettati per quelli che meritano. E siamo stati sempre da pungolo verso le amministrazioni e verso tutte le istituzioni, sia a livello comunale, provinciale, regionale e anche per la sanità. Noi siamo sempre pronte in prima linea a chiedere tutto e di più per quanto riguarda gli interessi dei nostri cittadini. Nel tempo abbiamo avuto delle risposte, come per esempio l'elisoccorso, che se oggi abbiamo l'elisoccorso a Mazara lo dobbiamo al centro culturale, ma principalmente un nostro socio che è stato sempre da grande pungolo, il socio Baldo Scaturro. Ricordo a tutti per esempio la via Valeria, si è fatta quella grande viabilità grazie al nostro centro culturale. Abbiamo fatto molte risposte, molte domande all'amministrazione, il quale praticamente abbiamo avuto delle risposte esaustive per quanto riguarda la differenziata, perché è una cosa che sta andando avanti e credo che alla fine ne beneficia l'intera città. Abbiamo fatto risposte per quanto riguarda il nostro nosocomio, l'ospedale di Mazara, che oggi è un fiore all'occhiello non soltanto per la città di Mazara, per la provincia di Trapani, ma oserei dire per tutta la Valle dei Bellici e anche per tutta la Sicilia. Oggi abbiamo un ospedale che è all'avanguardia e di questo praticamente lo dobbiamo e a Massimo Russo, che è un nostro socio onorario, ma anche grazie all'amministrazione che si è prodigata
nel tempo praticamente per farla aprire. Abbiamo fatto moltissime domande, una tra tutte praticamente la via Mongitore, che da un decennio che noi facciamo sì, e delle istanze verso l'amministrazione comunale, ma anche domande per la fattività della via Mongitore, che è un'arteria molto importante che ancora non viene alla luce. Ci hanno dato delle risposte che è stata inserita nel piano annuale delle opere pubbliche e sicuramente fra un anno tornerà alla luce anche quell'opera, quindi siamo soddisfatti. Accanto a me il Presidente del Consiglio Comunale, nonché socio del Circolo Culturale Giuseppe Napoli. Lei oggi ha specificato appunto per quanto riguarda l'argomento del parcheggio dell'ospedale di Mazara del Vallo. Come procede l'iter? L'iter è a buon punto, come così sollevato dell'associazione qua c'è un problema reale di parcheggio dell'ospedale, sia per quanto riguarda l'utenza sia per quanto riguarda i dipendenti dell'ospedale. Grazie allo stimolo fatto dal Circolo Giuseppe Napoli speriamo che al più presto un privato che ha chiesto l'autorizzazione al comune per avere in gestione un'area e l'ospedale di Mazara sarà dotato di questo parcheggio di un privato, però giustamente è un servizio che manca e che spero a più presto sarà dato all'utenza. Baldo Scaturro, oggi una giornata molto interessante, qual è la domanda a cui è stata data una risposta più esaustiva per quanto la riguarda? Beh, io intanto devo precisare che qui sono un semplice socio, per ora sono messo a riposo, ma ho voluto dare il mio contributo perché non potendo essere qui presente il nostro socio onorario Massimo Russo, ho voluto un po' delucidare quali erano le iniziative dell'ospedale, che noi siamo stati uno dei promotori sull'eliporto, sull'acquisto dell'attacchi e su altre cose che stiamo portando avanti. Come ho detto, mentre l'ospedale va ingrandendo, una di quelle cose che mi devo sentire realizzato, ma ci sono riuscito da quando è stato aperto l'ospedale dal 28 giugno 2017 e dal mio ingresso a Mazara, perché provenivo dall'ospedale di Castelvetrano dal 1 ottobre 2017, era un ospedale senza guida, cioè eravamo senza portineria e senza centralino. Grazie alle mie insistenze, ma un grazie particolare va al nostro commissario dottore Bavetta, abbiamo realizzato la portineria H24 assieme il centralino per essere un punto di riferimento per i cittadini quando entravano chiedendo l'informazione. E oggi sono contento e un ringraziamento va anche al nostro Presidente per le iniziative che facciamo annualmente, anche se avremmo ancora molte iniziative da fare.